Buongiorno, come state? Benvenuti o bentornati sul mio canale. In questo nuovo video mi è venuto in mente di fare questo nuovo video che non mi ricordo di aver mai fatto o di comunque aver visto qua su YouTube, dove vi mostro tutti i miei campioncini, insomma, quelli che ho accumulato durante gli ultimi 5 anni, che non so. Cioè, se tanti sono sempre buoni, però penso di sì, perché comunque sono chiusi. E quindi direi di cominciare subito, anche perché da notare la quantità. Vado random e vi faccio vedere. Ho questa cerave qua, che praticamente è una crema, è un detergente idratante. Poi, crema mani, questa qua, cica al fate, della Venn. Poi ho questa da Douglas Home Spa, praticamente è un bagno schiuma. Poi per quanto riguarda bagno schiuma, ho questo alla Yang Yang di Yves Rocher, questo allarga, sempre di Yves Rocher. Questi shampoo di brochet riparazione sono uguali, trovate nel calendario dell'avvento. I brochet o la Pure Mint. Poi questi due gel detergenti di due linee diverse, cioè la stessa, ma una vecchia, una della linea vecchia e una di quella nuova. Latte Corp Karité di brochet. Vediamo un po', questi due bagnoschiumi, una all'arancia e mandorla e una al monoi, sempre di Yves Rocher, buonissimo. Crema corpo, questa qua ai fiori di Yves Rocher, fiori di campo, aceto da risciacquo, sì, olio insomma per i capelli, così. Poi ho questo bagnoschiuma al melograno, questa crema per le mani, che non è un campioncino, però vabbè, mi è stata regalata. Shampoo multiuso di, no, balsamo multiuso di Yves Rocher. Poi, addio, l'ho perso. Un altro detergente per il viso di Yves Rocher più larghe. Poi questa maschera 2 in 1 riparazione di Yves Rocher. Possiamo starci, penso, anche tutto il giorno. Non vi sto a dire tutto, vi faccio vedere solo le cose. Detergente di Sephora. Crema mani di Riadi. Già detergenti mani e viso, bacche fiori in legno di Erbolario. Dopo sole Erbolario. Questo deodorante. Poi ho questo, tipo mini taglia. Questo che mi è stato regalato di Dermalab. Questa crema idratante, penso, per il corpo, di CeraVe. Un'altra crema mani. Questo che è Bepanthenol per i tatuaggi. Un'altra crema mani, una crema piedi. Questo che ho trovato nella tinta. Poi un mini sapone intimo, dentifrici vari, poi altri bagnoschiuma, poi un altro detergente per il viso, un altro bagnoschiuma, un'altra crema per il corpo, poi tanti profumini, ho Pure Musk, Black Opium, poi Coco Chanel, Libre, io questo qua lo adoro, è buonissimo, me lo vorrei riprendere come profumo, perché è veramente strabuono. Una crema giorno rigenerante in fiore, poi questo qua che è Hermès, Narciso Forêt, rosa, poi ho questo profumo Salve Azur di Yves Rocher, poi Flower by Kenzo, My Way, che non mi piace. Poi questo qua che è Paradox Prada, che vorrei sentire com'è. Stavo praticamente annusando Paradox di Prada. Assomiglia molto al Libre di Saint Laurent. Però ecco, non so se riuscirei a sopportarlo tutto il giorno.
Vediamo un po' com'era libre. Sì, è molto similare. Libre però è più saponoso. Poi ho crema fluida per il corpo, erbolario, poi questo che è una crema emolliente per la pelle secca di questa marca. Shampoo Fito, un'altra crema emolliente di questa marca, poi un sacco di saponette, così. Poi ho la crema di Dior per il viso, crema tonificante Driadi, detergente delicato viso della Sofarel, che non mi ricordo dove mi è stata data. Vabbè. Crema burro di Driadi, olio secco, crema notte lenitiva di Elan, Hydra Beauty Nico Creme di Chanel. Questa qua che praticamente è una crema per il viso. Poi ho questo set di Follistar che mi è stato dato da Douglas. Dovrebbe essere scrub per il corpo, esfoliante per il corpo e crema giorno per il corpo. Poi ho questa data da Sephora, mi pare. Questa qua, non lo so. Poi crema viso, riconfortante di L'Erbolario, Eisenberg, siero idratante. Poi siero Lancôme, un altro siero Lancôme, con dietro una crema, un gommage per il viso dell'Erbolario. Poi questo set di maschere, shampoo e maschera di Only GHT, boh. Un'altra crema Dior e un altro siero Lancôme. Crema Chanel, no, fluido, uniformante di Chanel. Poi crema per il corpo, il Gorgi di Erbolario. Crema idratante per Babygel. Io forse lo do a una mia amica per il bimbo, vediamo. Ideale fin dalla nascita, sì, crema idratante, quindi lo do a lei. Profumo di Erbolario, Cicala Palast di La Roche-Posay. Questo qua non so che cos'è. Poi di Benefit, questo che è una maschera per il viso, siero Face D, siero Vichy, poi bagno schiuma rosa purpurea di Erbolario, e sempre di Erbolario, crema profumata per il corpo, danza di fiori, crema deodorante all'iris di Erbolario, balsamo mani alla rosa purpurea di Erbolario, e sempre di Erbolario. Questo bagno si chiama Almelograno, poi Hyaluron Anti-Age crema concentrata di questa marca qua, poi di Narciso Foer, una crema per il corpo che mi è stata data come regalo da Sephora, crema per il corpo Signorina Misteriosa, bagno schiuma mini taglia di Yves Rocher, bagno schiuma mini taglia di Yves Rocher, crema per il corpo Fiori di Salina Erbolario, sempre regalata come questa che praticamente è una crema per le mani di Douglas, gommage in gel per il corpo di Yves Rocher, crema giorno lenitiva di Elan, acqua e gel idratante viso delle Driadi Aloe e Ginkgo. Profumo alla vaniglia di Erbolario. Bagno schiuma argana e rosa di Yves Rocher. Shampoo forte e piccante di Bottega Verde.
Poi questo di Clarins, che non so, forse è una crema di Filorga, conditioner di Sharkproof, balsamo mani, frangipani erbolario, poi un'altra di questa crema di questa marca qua, Clinique, questo dovrebbe essere una BB cream, una BB gel idratante BB, non so. Crema liporiducente intensiva effetto caldo di Le Driadi. Crema poggiante viso all'argilla di Le Driadi. Glam Glow maschera purificante. Data da Douglas, sto volendo un botto di capelli. La body lotion di Kylie Skin al cocco. Non avevo neanche rimembranza di quella crema, talmente che ne ho, dovrei cominciare ad usarne. Crema emolliente di nuovo di questa marca, che ne ho 3000, questo no. Biotherm crema barriera. Della Nature crema viso, idratante delicata. Altri 1000 e 1000 profumini, Black Omium. Poi questo di Sisley, che non so cos'è, un altro Black Opium. Questo che è Terre d'Hermès, buono. Profumo Narciso Rodriguez. E un La Vie Belle di Lancôme. Chance di Chanel. E un altro Black Opium, voglio provare Chance di Chanel, com'è? Anche se di profumi ne ho tanti, però no, non è per me. È molto fresco. Più che fresco, mi sa da sì, fresco tipo profumo da uomo. Però no, non è il mio genere di profumo. Poi un altro balsamo multiuso di Yves Rocher. Non finirò mai più. Questo è uno shower gel di Douglas, come si pronuncia, non lo so. Bagno doccia al cocco di Yves Rocher. Struccante acqua micellare di Yves Rocher. Dentifricio. Questa che è una crema per il viso e corpo della Cetaphil, non conosco come marca, struccante Sephora, struccante Douglas, acqua micellare tipo, più che struccante, bifasico di Sephora e questo qua che praticamente è una dolce sugar ultra idratante di Sephora, sì, di Sephora, di Yves Rocher, scusate, e di Yves Rocher c'ho anche questo latte corpo Douglas, un altro deodorante, non riusciremo mai ad arrivare alla fine, un Lancôme Hydra Zen Cream, campioncino di Sephora, un'altra di queste creme, un'altra Cicloplast e un'altra CeraVe per il corpo. Poi Alchemilla Bio Styling Shampoo Lucidante. Questo me lo voglio mettere fuori che a breve avrò un matrimonio. Però forse è piccolo come campioncino, però no, secondo me ci posso fare tipo come secondo passaggio. Poi Vichy, questo qua praticamente è il detergente viso per pelli secche, per pelli grasse, purificante infatti. Maschera riparatrice Yves Rocher per i capelli. Polline. Questa è una crema per il corpo nutriente. Crema profumata per il corpo erbolario. Sì. Poi Clarins Multi Intensivo giorno e notte. Creme. Bioderm crema riparriera.
poi ho questo, facciamo che vi faccio vedere una carrellata veloce così, shampoo volumizzante, perché sennò non finisco più. Questo è l'altro che darò alla mia amica, che è un bagno delicato, crema frangipani, crema iris, contorno occhi Kylie, shampoo arancio e limone di Alchemilla, bagno doccia agrumi e limoni. Un sacco di anni fa compravo un sacco di cose sul sito di Alchemilla, poi non ho neanche più sentito parlare qua sui social, è scomparso, un po' mi dispiace perché comunque i prodotti, anche se non erano neanche cari, erano buoni. Poi Shiseido, questo qua, contorno occhi. Un altro bagno schiuma, maschera per capelli, questi qua ve li ricordate quanto erano profumati? Di Alchemilla. Poi un'altra di crema di questa marca, crema nutriente di Erbolario di mille e mille anni fa, poi è scaduta nel 2014, buttiamola qui. Vabbè, crema contorno occhi, crema per il corpo. Io penso che un botto di questa roba sia scaduta perché ce l'ho qui da veramente non so quanti anni. Crema profumata iris, questo che non so che cos'è, crema vaniglia, crema osmanthus, sì, un altro di questo conditioner di Shakerproof, Ten Luxe, The Face illuminante, non so cos'è, però va bene. Altri profumini, Gucci Flora, buono questo. E poi questo qua, Don't Drink di Sephora, questo qua lo voglio riprovare perché non mi ricordo più, comunque era buono. Questo Flora, buono, era praticamente il profumo che ho usato dalle superiori, però non è più il mio genere. Poi un altro libro, poi questo cos'è, Gucci Guilty. Non so com'è, fammelo sentire. Ho trovato la nuova ossessione per il profumo Gucci Gold. Mamma mia. Io so che me lo compro. Mamma. Buono. Madonna. Mamma mia, com'è buono. E niente, e poi finirò un altro giorno perché veramente sono troppo lungo. Con 2 giorni di ritardo, ma finisco il video. Non fate caso alla mia faccia, ma ho sonno. Oh, poi questo balsamo, un altro balsamo multiuso per capelli. Poi olio Moroccan Oil. Non l'ho ancora mai provato, quindi non so. Con gli shampoo non mi ci sono trovata particolarmente bene. Poi questa è una crema per le mani, maschera tipo per le mani, credo, al watermelon. Sono curiosa poi di provarla. Crema idratante giorno con l'acido ialuronico, credo. Sì, di Sephora. Gommage di Sephora. Il viso è un gel detergente purificante di Sephora, shampoo per capelli da normali a secchi, questo qua di Yves Rocher, un aceto da risciacquo di Yves Rocher, questi qua tra l'altro sono buonissimi perché ho già provato anche la versione grande, esfoliante corpo di sempre di Yves Rocher, ma della marca questa qua, praticamente Botanical Body, insomma. Balsamo testa nera, palette, maschera DC Bone Cure riparatrice, che ho già la versione grande, questa qua me la porto nei viaggi, insomma. Crema Filorga Chica Plast, e questo che è praticamente un fito oil
utile nel trattamento di cicatrici, smaiatore, invecchiamento, eccetera, eccetera. Mani, pelle e viso. Questo che praticamente è una maschera per il contorno, sì, maschera. Una crema contorno occhi di Clinique. Profumo di Calvin Klein Euphoria. Crema viso nutrienti colori dell'orto Erbolario, questo video non finirà più. Crema ricca Jouer. Crema viso, questa qua per pelli delicate, The Nature. Poi Driadi, crema servono erbalizzanti viso al pompelmo, sono buonissime quelle, le ho già provate una volta. Poi due gel purificanti micro peeling della Roche-Posay, Chanel, sono crema contorno occhi, un altro balsamo di palette di Shackproof, poi io una lip mask da Tiger Grass della Chica Pair. E poi questa che è Lancôme, una crema idrazen di Sephora. Avena, Bottega Verde Avena, bagno doccia e crema profumata Bouquet d'Oro di Erbolario. Poi Albero di Giada, crema fluida per il corpo di Erbolario, un'altra di questa, Zaya, Ziaja, non so, una crema per il viso con micro collagene, è sì, crema per il viso Night con Jasmine Butter, micro collagene, acido ialuronico. Per pelli secche e mature da 50 anni in su. Poi shampoo color Phyto, profumo di Bouquet d'Argento di Erbolario, bagno doccia di Bottega Verde agli agrumi e poi una somatoline. Poi ecco, questo potrei provarlo subito. Un shampoo anticaduta, azione rivitalizzante e fortificante, deterge delicatamente con cellule staminali vegetali. Col fatto che perdo tanti capelli, questo me lo metto da parte, così domani lo provo subito. Poi un siero di Clinique, uno shampoo dopo sole di Erbolario, una crema corpo e mani al melograno di Erbolario e Bottega Verde. Ho uno shampoo fortificante di Bottega Verde al melograno. Poi questa cos'è? Una mousse detergente di Dior purificante, una crema di Filorga, poi crema di Lancôme in questa versione, bagno schiuma all'Assenzio, questa qua di Erbolario, poi un sacco di addio, non sta cascando, un sacco di Bepanthenol per il tatuaggio mini, crema mani scicalfate di Avène, crema viso con acido ialuronico di Sephora, salviette struccanti al cocco piccoline di Sephora, crema mani camomilla di Just piccola, poi ho un'altra valanga di campioncini, crema Jouer idratante, balsamo lavanda ed eucalipto di Alchemilla, Bouquet d'Argento, bagno schiuma Erbolario, crema viso 50 più di Avène della Roche-Posay. L'ho già provata un paio di volte per quando sono andata via fuori casa e mi piace tantissimo perché non unge. Poi, crema viso pelli arrossate con SPF 20 della Natures, questa. Poi, profumo rosa purpurea.
crema viso solare idratante 15 di Bottega Verde, latte rigenerante fito per i capelli, un'altra cicla pasta di La Roche-Posay, questa crema mi piace un sacco, poi della Grand Elephant ho una crema viso e poi una crema di Start Heisenberg che ho provato ma non mi fanno impazzire. Un'altra CeraVe di corpo, poi ho crema corpo al pepe rosa di Bottega Verde, una crema tonificante viso delle Driadi Aloe Ginkgo, poi ho uno shea butter dell'Erbolario al Karité, bagno schiuma Iris dell'Erbolario, crema profumata per il corpo Bouquet d'Oro di Erbolario, maschera purificante di Glam Glow, non mi ricordo, forse ve l'ho già fatta vedere, shampoo Keratine Cashmere di Bottega Verde. Anni fa compravo un sacco di shampoo e bagno schiumi su Bottega Verde, anche creme per il viso, di cui mi trovavo benissimo, poi non ci ho più acquistato perché il servizio clienti chiamava spesso a casa e rompeva un po', insomma, le scatole, però sono buonissimi i prodotti di Bottega Verde. Poi un bagno gel rosa purpurea di Erbolario, sì, ho veramente un sacco di campioncini, forse è l'ora di smaltirli. Bagno schiuma vaniglia e zenzero di Erbolario, anche perché un sacco di questi non ci sono più in commercio. Erbolario, fluido dopo sole, setificanti per corpo e viso, sole e ambra. Barriera cream Biotherm, maschera viso tripla azione Erbolario, siero Vichy, crema Filorga, aloe vera gel, questo, crema sebum nuvolizzante delle Driadi, shampoo Bone Cure di Sharkproof, poi make up revolving bifase di Douglas, bagno doccia fiori di campo di Yves Rocher e shampoo, questo qua di Yves Rocher, e poi ho altri profumini tra cui Plein Soleil di Yves Rocher, poi questa ampolla di Douglas, Acqua Perfect, Libre di Saint Laurent, un altro Libre di Saint Laurent, Gentleman di Jimmy Choo, poi questo di Yves Rocher, Sur La Lande, Mon Guerlain di Lancôme, questo qua io lo adoro proprio, buonissimo, no, di Guerlain, sì, e poi questo penso sia di Avon. Niente, sono questi tutti i miei campioncini, come potete vedere ne ho un bel po', e se questa tipologia di video vi è piaciuta fatemelo sapere, lasciatemi un pollice in su.